Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Nararirai. Il caffè di questa mattina ci porta a parlare nuovamente di orto e giardino, ma anche di piante in generale, piante d'appartamento. Buongiorno a Francesco Pascolini del Garden, che ritroviamo come di consueto. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Ovviamente Francesco, tra poco parleremo credo di piante d'appartamento, con questo caldo mi verrebbe da dire che bisognerebbe parlare di gerani, insomma, però magari è il tempo che è anomalo, possiamo dire così? Sì, assolutamente. È assolutamente anomalo, quindi non parleremo di gerani, noi non seguiamo le anomale stagioni, seguiamo le stagioni, come dire, quelle consueto, tali dovrebbero essere, quindi parleremo tra poco di piante d'appartamento, lo facciamo subito dopo lo spot. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. E allora Francesco, parliamo di piante d'appartamento in una stagione in cui ovviamente uno comincia a prendersene cura in maniera più attenta. Io sono una frana completa, quindi mi metto buona buona e prendo appunti. A te. Bene, bene, allora mi raccomando, poi segui le indicazioni però. Assolutamente sì. Allora, sì, parliamo di piante d'appartamento perché i nostri clienti normalmente in questo periodo dell'anno ci chiedono cosa devono fare in previsione del periodo autunno-invernale. E allora oggi daremo qualche suggerimento. Innanzitutto una premessa, proprio queste condizioni atmosferiche particolari, con questo caldo anomalo, ci portano a suggerire ai nostri clienti di sfruttare, se hanno a disposizione un terrazzo, un balcone, un piccolo giardino, un grande giardino, la possibilità di mettere fuori le proprie piante di d'appartamento, che siano verdi o fiorite, in posizione non assolata, nelle ore centrali della giornata, quindi dalla metà della mattina fino alla metà del pomeriggio. Questo perché approfittiamo di queste giornate per dare a queste piante le migliori condizioni per uno sviluppo che con queste giornate ci è permesso e che poi ci ritroveremo più avanti nel tempo. Ma andiamo a vedere cosa accadrà fra qualche giorno quando le condizioni atmosferiche probabilmente ritorneranno nella norma. Allora, noi abbiamo le nostre piante d'appartamento che possono essere verdi o fiorite. Qui ne abbiamo alcuni esempi. Abbiamo un ficus elastica, abbiamo un azamio culcas, poi c'è un anturium, in questo caso a fiore rosso. Abbiamo una sansevieria, un ficus e chi più ne ha più ne metta, per dire che il mondo delle piante d'appartamento ornamentali è molto vasto, ma questo lo sappiamo. Una cosa importante è l'irrigazione. Molto spesso le piante d'appartamento muoiono o per le scarse irrigazioni o per le eccessive irrigazioni, ma se devo dire è molto più frequente il malessere della pianta o la morte della pianta per l'eccessiva irrigazione. Questo perché? Perché molte volte nell'ambiente domestico c'è un'umidità relativa già presente,
abbastanza elevata che crea un circuito chiuso per la pianta e quindi la pianta ha un'umidità sufficiente per le sue funzioni anche con un minimo di irrigazione. Noi invece con la nostra cadenza regolare di irrigazione magari sovrabbondiamo e allora a volte la pianta subisce un danno da questo, perché poi vengono fuori delle marcescenze radicali e vengono fuori dei problemi legati a malattie. Cosa fare per rendersi conto se la pianta è irrigata sufficientemente o meno? È semplice, basta usare uno stecco, un piccolo bastoncino di legno, metterlo nel terreno e poi tirarlo per qualche centimetro, tirarlo fuori. Se è asciutto significa che la pianta probabilmente ha bisogno di umidità. Se è rimasto umido e rimane della terra attaccata sul cimale di questo bastoncino, la terra è sufficientemente umida e la pianta non va irrigata. Questo quindi senza stare a dire bagnarla ogni 5, 7, 10, 15 giorni. Andiamo dietro a quella che è la caratteristica della pianta, andiamo dietro anche a quelle che sono le caratteristiche di temperatura e di umidità dell'ambiente, e questa è una premessa estremamente importante. Per valutare la salute di una pianta, un'altra cosa importante è osservare la colorazione del fogliame. Se il fogliame ha un verde intenso, comunque sia ha un tono di colore tipico per quella tipologia di foglia, allora la pianta è in salute. Adesso invece vi farò vedere una zamia che nonostante stia complessivamente bene, però presenta un leggero ingiallimento fogliare. Cosa significa? Che la pianta ha una piccola sofferenza. Allora possiamo intervenire, possiamo recuperare molto facilmente questa situazione somministrando del fertilizzante o meglio, in questo caso specifico, del ferro chelato che viene diluito nell'acqua dell'innaffiatura e che ridà un verde brillante al fogliame. Questa è già una buona premessa per la salute della pianta. Molto importante anche per le piante d'appartamento la rotazione del vaso. Se noi lasciamo la pianta nella stessa posizione sempre senza ruotare il vaso, la pianta tenderà ad andare verso la luce e quindi si sbilancerà e prenderà una forma arcuata verso la luce. Quindi ogni mese sarebbe opportuna una rotazione di 25 gradi oppure anche di una rotazione maggiore, però che faccia sì che la chioma si ribilanci nell'andare verso la luce. Questa è un'indicazione abbastanza importante. Il rinvaso, le piante d'appartamento vanno rinvasate quando? Quando le radici cominciano a vedersi in superficie nel vaso di coltivazione. Allora a quel punto significa che il contenitore è pieno di radici e bisogna provvedere ad un rinvaso con un vaso leggermente più grande di misura adeguata. Questa è un'altra indicazione importante. Importante anche arieggiare il locale quando è possibile nel periodo autunno-invernale in presenza di belle giornate, perché ridiamo ossigenazione all'ambiente e quello fa bene alle nostre piante d'appartamento. Ricordiamoci sempre che la pianta d'appartamento, visto che comunque anche nel periodo invernale è soggetta a riscaldamento dell'ambiente, continua il suo ciclo vegetativo e quindi si può pensare, in deroga a quello che avviene normalmente, di concimare la pianta anche nel periodo autunno-invernale con cadenza regolare, utilizzando dei fertilizzanti liquidi che si diluiscono nell'acqua dell'innaffiatura. C'è da dire poi che le piante d'appartamento vanno osservate per capire se c'è la presenza o meno di parassiti, di cui il più ostico è la cocciniglia. Per prevenire questi parassiti però si possono utilizzare in prevenzione dei prodotti naturali, quindi atossici, che permettono alla pianta di difendersi meglio nel periodo autunno-invernale da questo tipo di problema, sia per malattie dovute a insetti che per malattie dovute a funghi fogliari, a marcescenze che possono manifestarsi se c'è eccessiva umidità. Ci sono anche prodotti non totalmente atossici ma a bassa tossicità che sono un po' più efficaci ed in libera vendita e che possono essere utilizzati nel caso in cui la pianta stia già male. Invece in prevenzione è preferibile utilizzare magari dei prodotti naturali. Questo, diciamo, è un quadro generale di regole che ci permette di mantenere meglio le nostre piante d'appartamento.
Ecco, però diciamo una cosa, Francesco, se me lo permetti. Sì, sì, io ho scoperto che ho sbagliato tutto con le mie piante d'appartamento, quindi, ho preso che appunti. Le mie erano naufragate evidentemente nell'acqua, quindi ho capito qual è stato l'errore principale. Dicevo, vedevo questi bellissimi fiori alla tua destra, siamo vicino alle festività dei santi e dei morti, sono classici fiori che in genere si portano in aree cimiteriali, ma sono bellissimi anche d'appartamento, credo, vero? Coloratissimi, uno spettacolo, veramente, anche per decorare i giardini. Ce le racconti un po' che cosa sono? Certo, certo, sono i crisantemi che in questo periodo esplodono in forme e colori. E il crisantemo lo conosciamo poco in verità, pensiamo appunto alla pianta cimiteriale, in verità nel mondo è una pianta estremamente apprezzata anche a livello decorativo tutto l'anno. E cosa possiamo dire del crisantemo? Il Chrysanthemum hybridum è una pianta, ci sono 37 specie di piante che vengono soprattutto dall'Oriente, dall'Asia, e hanno la caratteristica di essere delle erbacee perenni. Quindi noi spesso pensiamo al crisantemo come una pianta che nasce, muore e non ha un futuro. In verità no, la maggior parte delle specie di crisantemo reggono nel corso degli anni. Però dobbiamo anche sapere qualcosa di più del crisantemo. Allora, innanzitutto, dalle due specie spontanee selvatiche principali sono state fatte tantissime varianti di tipologia di fiore e di colore. Quindi si va da un crisantemo che ha un fiore a margherita di mille tonalità di colore, si arriva via via con i vari incroci anche a fiori grandi, giganti, che poi hanno colorazioni di tantissimo, che abbracciano tutto l'arco, insomma, della possibilità di colore. E quindi tutto sommato ci offrono una variante cromatica molto importante per decorare il nostro giardino. Francesco, è vero o è una leggenda che per esempio in terre orientali il crisantemo proprio si regala anche, cioè noi lo abbiamo legato al culto dei morti, ma in realtà in paesi come quelli orientali è un fiore che si regala per qualsiasi occasione, è vero? Sì, 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 perché è legato alla prosperità, è legato alla ricchezza, ha un significato molto forte in questo senso, e credo che invece la caratteristica principale del regalare crisantemi sia quella che è un fiore che dura tantissimo, ha una durata incredibile e tante varianti, come abbiamo detto, anche di colore. Quindi questo ne fa una pianta che può essere anche utilizzata a livello decorativo o come regalo. Cambierà pian piano la mentalità, probabilmente anche nelle nostre zone, perché le potenzialità di questa pianta sono notevoli. E c'è da dire che le caratteristiche del crisantemo quali sono? È una pianta che purtroppo non regge benissimo alle bassissime temperature. Fino ai 7 gradi alcune tipologie reggono, o sotto i 7 gradi cominciano a soffrire. Però che cosa accade spesso? Che vengono bruciati dal freddo invernale, ma riescono a rivegetare in primavera dalla parte secca. E quindi ritornano ad essere dei cespugli molto belli in giardino anche dopo un'invernata difficile. Quindi questo ne fa una pianta particolarmente resistente. E quindi da considerare questo fatto, perché spesso invece la consideriamo una pianta che, ecco, dura un periodo e poi si butta. No, assolutamente, è una pianta che si può sfruttare anche per il futuro. E quindi tenere conto anche di tenerla in giardino se si pianta in una posizione abbastanza riparata dai venti, perché in genere è una pianta che cresce un po' in altezza e quindi può essere piegata dai venti. Un'ultima nota ce la dici, Francesco, perché siamo un po' lunghi, su quelle zucche che io vedo alla tua sinistra? Si avvicina Halloween. Guarda, ci sarebbero mille cose da dire, lo sai, i tempi non ce lo consentono, però ci sarà anche un'altra novità che ti dirò fra 30 secondi sul crisantemo, perché è una cosa importante. Queste sono zucche ornamentali, qui abbiamo delle classiche zucche di Halloween. Da quest'altra parte abbiamo altre zucchette decorative che si possono utilizzare in mille contesti e che decorano e colorano le nostre abitazioni in maniera splendida. Ma fammi dire quest'ultima cosa, perché è importante. Crisantemo reciso, attenzione, adesso questo vabbè si è spetalato. Allora, quando si va a mettere il crisantemo reciso in acqua,
C'è un'accortezza da seguire. Io ho due modi di mettere il crisantemo in acqua. Va spuntato perché chiaramente assorbe acqua per vivere più a lungo. Se io taglio con le forbici il gambo, schiaccio i canali linfatici che sono posti all'esterno, appena sotto la corteccia. Il crisantemo assorbe meno acqua, dura meno a lungo. L'operazione che va fatta per farli durare più a lungo è quella di rompere con le mani questo fusto legnoso e avere un taglio irregolare che permette l'assorbimento di una maggiore quantità di acqua e aumenta la durata del fiore. Questa può essere una soluzione in questi giorni, perché può essere una soluzione. Io a volte lo faccio, ma intanto sbaglio tutto, quindi il taglio in diagonale piuttosto che dritto. Il taglio in diagonale è senz'altro utile, semplicemente perché aumenta la superficie dei canali linfatici che assorbono acqua. Con il taglio diagonale abbiamo una superficie maggiore. Però il taglio col forbicione o con le forbici per il crisantemo ha quel problema, che ci schiaccia i canali di passaggio dell'acqua. Quindi la rottura irregolare per il crisantemo rimane preferibile, mentre per tutti gli altri fiori è preferibile il taglio obliquo che tu suggerisci. Benissimo. Allora, Francesco, sei stato come sempre un vulcano di consigli per chi ci sta ascoltando, dalle piante d'appartamento al crisantemo, passando per le zucche di Halloween che le potete decorare come meglio volete, se insomma incedete in questa tradizione. Grazie Francesco per essere stato con noi questa mattina in questa esplosione di colori che c'è dunque anche in ottobre. Sfatiamo l'idea che i fiori siano soltanto qualcosa di primavera, estate. Guardate che meraviglia di colori. Grazie a Francesco, grazie a Il Garden che ci ha ospitato. La nostra rassegna stampa, il nostro TG Mattino si chiude qui, dandovi appuntamento questa sera con l'informazione a partire dalle 19.30 e la novità del nostro palinsesto stasera alle 21.20. L'appuntamento è con Volley Break, il mondo del volley regionale raccontato da Giacomo Branco. Grazie per averci seguito, a voi una buona giornata. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Narari rai.